rassegna stampa di oggi, 17 febbraio 2018, questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RCT Science e Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con le notizie, cari amici. Caso restituzioni del Movimento 5 Stelle, Ainis, dice gli irregolari possono revocare candidatura. Di Maio risponde, chiederemo che lo facciano. Il costituzionalista ha spiegato che l'atto di rinuncia all'elezione vale poco perché non ha valore pubblicistico. In compenso, la legge elettorale dispone che si possa presentare in qualsiasi momento la rinuncia alla cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale del Capoluogo della Regione. Il candidato Premier dice: chiedo anche agli altri partiti di fare altrettanto con i loro impresentabili. Russia Gate, incriminati 13 cittadini russi, hacker e fake news per favorire Trump. Il presidente USA dice nessuna collusione. I soggetti russi individuati dagli investigatori hanno coscientemente e intenzionalmente cospirato per truffare gli Stati Uniti con il proposito di interferire con i processi politici ed elettorali americani. Questo si legge nel provvedimento di Mueller. Calabria, il medico nominato primario, ma il reparto che deve dirigere ancora non c'è. Luciano Tramontano, già facente funzione di direttore nella struttura, è stato nominato dall'ASP di Cosenza, ma la struttura è ancora in centro di assistenza primaria. Il reparto di medicina interna che Tramontano dovrebbe dirigere non è neanche stato allestito. IOR, la professoressa Mary Ann Clendon lascia il consiglio di sovrintendenza. Subito dopo la notizia, tutto quello che riguarda l'unica donna ai massimi vertici della Banca Vaticana è scomparso dalla pagina del governance del sito ufficiale della Banca Vaticana. Roma, cinema, America, la sindaca Raggi, paghiamo il suolo pubblico e tu ci lasci piazza San Cosimato. È l'ultimo tentativo di mediazione da parte dell'associazione in relazione alla vicenda dell'arena estiva nel cuore di Trastevere. Ora il progetto di Valerio Carocci è creare rassegne parallele in altri tre siti periferici. Casale della Cervelletta a Tor Cervara, Monte Ciocci sulla Laurentina e Porto Turistico a Ostia. E l'ANEC protesta con gli attori che hanno manifestato solidarietà ai ragazzi. Se a loro piace la gratuità, evitassero di chiamarci tutti i giorni per sapere quanto hanno incassato, ha detto appunto l'ANEC. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RCT Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.